un'iniziativa della CISL di Palermo e Trapani, un sindacato che si occupa dei lavoratori, ma si occupa anche del lavoro che non c'è, si occupa di quelle che noi chiamiamo le vecchie nuove povertà, che sono le condizioni di coloro che non hanno, di coloro che non hanno casa, che non hanno lavoro, di coloro che non hanno attenzione. Ed è per questo che l'avere qui convocato la CISL, l'amministrazione comunale di Palermo e di Trapani, è un segnale della volontà di costruire insieme, nel rispetto dei rispettivi ruoli, percorsi di accompagnamento all'autonomia, per uscire dall'assistenzialismo, per uscire dalla logica degli elenchi, un elenco di 20, 30 o 40 persone che non hanno casa, di 20, 30 o 40 persone che non hanno lavoro, diventa molte volte fonte di speculazione. Bisogna invece avere il massimo di collaborazione fra le parti sociali e le istituzioni e poi avere percorsi individuali personalizzati. L'amministrazione comunale di Palermo ha questo tipo di percorsi che noi chiamiamo essenzialmente di accompagnamento all'autonomia, in modo da accompagnare colui che non ha verso un percorso di autonomia rispetto alla mancanza di lavoro, di casa, attraverso lo sportello del lavoro, attraverso le attività sociali, attraverso cioè tutte quelle azioni di accompagnamento che fanno sentire chi non ha comunque un cittadino. C'è l'impegno a fare rete tra le istituzioni, Palermo e Trapani in questo caso, con le organizzazioni sindacali e con la società civile. La povertà è ormai dilagante, quindi siamo estremamente preoccupati, perché povertà ormai diffusa, ormai anche nuova, nel senso che non tocca più le categorie classiche, gli anziani, le vedove, ma tocca anche, forse soprattutto, i giovani, le giovani generazioni, soprattutto le giovani famiglie con minori. Allora la proposta della CISL è che ancora una volta non si perdano le occasioni che sono fornite per esempio questa volta dallo stanziamento nella legge di stabilità, da quello che è stato chiamato dal governo nazionale azione di contrasto contro l'indigenza e l'esclusione sociale. Non devono essere soltanto erogazioni economiche, il punto fondamentale è che ci vuole una misura unica di contrasto alla povertà assoluta, ma che sia accompagnata da forme di accompagnamento sociale, sostegno sociale alle famiglie, dal sostegno psicologico al sostegno ai minori nel caso di dispersione scolastica, l'assistenza, il socioassistenziale per esempio a domicilio. Tutto questo deve aiutare soprattutto attraverso percorsi di accompagnamento, orientamento al lavoro, per esempio anche con creazione di microattività personali, quindi diciamo la microimpresa, l'autoimpiego. Tutto questo deve essere ormai fa parte centrale della politica contro la povertà, perché con il semplice assistenzialismo i nostri territori saranno sempre abbandonati alla povertà. Occorrono investimenti, occorre far rinascere l'economia e accompagnare a percorsi di autonomia.